Negli anni 60 un ricercatore americano, Robert Rosenthal, fece un esperimento molto interessante. Andò in una scuola elementare, fece un test di intelligenza ai bambini e poi segnalò ai professori gli studenti più intelligenti. Un anno dopo tornò in quella scuola e scoprì che i bambini che lui aveva segnalato come i più intelligenti erano diventati i più bravi della scuola. Voi direte, è certo, erano i più intelligenti, peccato che in realtà non lo fossero. Rosenthal aveva indicato un gruppo di ragazzi, in realtà presi completamente a caso. Ma allora, com'è possibile? Come mai quegli studenti poi effettivamente sono diventati i più bravi della scuola? La risposta è semplice, ed è perché i professori erano convinti che loro fossero i più intelligenti e quindi li hanno trattati come tali. Questo si chiama effetto Pigmalione o effetto Rosenthal, un fenomeno psicologico per il quale i risultati di una persona vengono influenzati dalle aspettative di chi gli sta intorno. Ora, perché vi sto raccontando tutto questo? Perché dimostra una cosa fondamentale per ogni imprenditore: le aspettative hanno il potere di cambiare le persone. Questa consapevolezza è essenziale per due motivi. Il primo è che tu hai il potere di cambiare gli altri. È fondamentale quando sei un leader, perché se un membro della tua squadra lavora male, forse la colpa è anche tua. Ricordo di essermi trovato in una situazione simile durante i miei anni alla Goldman Sachs. C'era un ragazzo che, come me, era appena arrivato. Un ottimo curriculum scolastico, tanta voglia di fare, insomma, uno a posto. Non so bene perché, ma ho avuto l'impressione, fin dal primo momento, che per il nostro responsabile questo ragazzo non fosse all'altezza della Goldman Sachs. Nei primi 6 mesi il suo approccio al lavoro peggiorò terribilmente. Non che il responsabile lo trattasse male o altro, semplicemente si capiva che non ci credeva. Non gli affidava incarichi di responsabilità, non lo incoraggiava a fare meglio. Quindi le aspettative del capo avevano trasformato in realtà la sua idea di partenza. Insomma, una profezia che si autoavvera. Il secondo motivo è che gli altri possono cambiare te. Quello che ha dimostrato Rosenthal è che abbiamo la tendenza a voler confermare l'idea che gli altri hanno di noi. Ora, vi dirò una cosa che pochi sanno. C'è stato un periodo durante gli anni della scuola in cui non ero esattamente uno studente modello. Questo finché non ho incontrato un professore che ha creduto in me, nonostante tutti pensassero che io fossi poco portato. Quel professore mi ha cambiato la vita. Quelle aspettative hanno creato attorno a me un terreno fertile nel quale esprimere tutte le mie potenzialità. Lui pensava che io potessi essere un ottimo studente e quindi io lo sono diventato. C'è una citazione di Goethe che riassume perfettamente il concetto. Se tratti un uomo per come è realmente, egli rimarrà così com'è. Ma se lo tratti come se fosse già quello che dovrebbe essere, egli lo diventerà.